Salve a tutti e a tutte, sono la professoressa esposto del liceo statale Enrico Medi di Senigallia. Per la rubrica The Book Advisor, oggi voglio consigliarvi un romanzo che non potrà non piacervi. Si tratta di Fabio Geda, La scomparsa delle farfalle. È un romanzo di formazione a quattro, perché quattro sono i protagonisti della storia ambientata nella Torino della metà degli anni 90. Quattro ragazzi e ragazze, quattro amici e compagni di scuola, Anna, Valerio, Andrea e Cora, che vivono tutti quei momenti chiave che segnano quell'età della vita che va dai 14 ai 18 anni e che lasciano nella memoria un segno profondo. Ed è proprio al ricordo, alla memoria di questa giovinezza a tratti spensierata, a tratti drammatica, che si aggrapperà fisicamente e spiritualmente uno dei protagonisti della vicenda per sottrarsi alla furia devastante di una calamità naturale. Perché leggere il romanzo di Fabio Geda, La scomparsa delle farfalle? Per almeno tre motivi. Il primo, parla di voi, anzi parla di tutti noi. Vi riconoscerete, vi ritroverete nei personaggi, ritroverete qualcosa di voi nella tenacia silenziosa di Anna, nell'inquietudine, nella voglia di cambiamento di Andrea, nell'atteggiamento scanzonato e un po' ridanciano di Valerio, nella saggezza e nell'equilibrio di Cora. Secondo motivo, l'amicizia. Se leggerete questo romanzo dalla prima all'ultima pagina, capirete se quelli che avete intorno a voi e che ritenete vostri amici lo sono veramente o se si tratta di semplici, fuggevoli conoscenze. Terzo motivo, lo stile. La scrittura è coinvolgente, lineare, il romanzo scorre via veloce, ma non è mai banale, anzi raggiunge tratti di grande poeticità con estrema leggerezza.